scossata la terra. Abbastanza. Si muoveva tutto qua. E che fai? In quei momenti aspetti che si ferma, pensi alle persone importanti e quando si è fermato ti trovi lì. Che puoi fare? Ti colleghi con il resto del mondo, con chi è sveglio e viene a sapere quello che è successo. O ai giornalisti poi con calma, si svegliano un po' più tardi. Sono morte delle persone. Alcune di queste lavoravano. Lavoravano di notte. Un ciclo continuo di produzione perché certe aziende ancora lavorano, non c'è crisi ovunque per fortuna. Sabato notte sei al lavoro e muori perché ti crolla il tetto in casa, in testa. Scusate, ma sono un po' stanco, ho dormito poco. E crolla un campanile, crolla una torre di un castello, ma sinceramente del patrimonio artistico non me ne frega una beata minchia. I mattoni si ricostruiscono, si rifanno, le vite umane no. Le vite umane no. E pensare che dall'altra parte del mondo sono sedute ad un tavolo e giocano a carte con la nostra vita, sì, giocano a poker, perché per loro la crisi economica è scommettere, investire in borsa e giocarsela a poker. Ma tutti noi sappiamo che per sedersi a un tavolo di gioco non bisogna solo saper giocare e questi non sanno fare niente. Almeno smettete di giocare con le nostre vite e date il valore, il rispetto e la dignità che merita alla vita. È crollato un orologio, ce ne faremo una ragione. Pazienza. È crollato un castello. Non esistono più i re. Stanotte la rete si è stretta come ieri, dopo che è successo quello che è successo. Boh, io la chiamo solidarietà, voi chiamatela come vi pare. Perché in certi momenti basta uno sguardo per far capire agli altri che non siamo soli. No, non lo siamo.